Buongiorno Daido, innanzitutto breve aggiornamento sull'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L'ultima volta abbiamo parlato delle dimissioni di Baldoni e tra i papabili successori, se ricordate, si parlava di Bruno Frattasi. Ebbene, proprio il prefetto di Roma è stato nominato dal Consiglio dei Ministri per ricoprire questo ruolo. Frattasi ha una lunga carriera nella pubblica amministrazione, tra le ultime cariche ricoperte troviamo capo di Dipartimento di Vigili del Fuoco e direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione di Beni Confiscati alle Criminalità Organizzate. Quindi non ha una formazione specifica in materia di cybersicurezza e alcuni esperti hanno espresso perplessità sulla sua nomina, sostenendo che servirebbe una figura più competente, più tecnica, ma fonti istituzionali parlavano di un profilo in grado di avere una comunicazione corretta con l'esecutivo, in particolare con l'autorità delegata, cioè il sottosegretario Mantovano, e non per forza un grande esperto della materia, quindi bene. E quindi passiamo alla notizia principale di oggi, che è invece il fallimento di Silicon Valley Bank, la seconda più grande bancarotta di una banca negli Stati Uniti dopo Washington Mutual nel 2008. Cosa è successo? Perché è importante e soprattutto quali sono le conseguenze per il settore IT. Silicon Valley Bank, o SVB, era una delle 20 più grandi banche commerciali americane specializzata nel finanziare le start-up e le aziende innovative del settore tecnologico. Fondata nel 1983 durante una partita a poker, questo sta scritto sul sito ufficiale, e pensata specificamente per supportare le startup tech, SVB aveva una rete di oltre 30 filiali negli Stati Uniti e in altri paesi e gestiva circa 300 miliardi di dollari di attività. Tra i suoi clienti si contano soprattutto le startup tech californiane e venture capitalist, quelli che finanziano le brillanti idee delle giovani menti americane. Quindi cosa è successo? Lo scorso decennio abbiamo assistito a una mega bolla delle startup tech con denaro che pioveva ovunque, un fiume di dollari che giravano dai fondi di capitale ai founder delle startup, e questi denari venivano depositati presso SVB e altre banche. Allora SVB decide di prendere una grossa parte di questi soldi e comprare titoli di Stato a lunga scadenza e obbligazioni ipotecarie garantite. Ma vi sarete accorti che lo scorso anno la Fed, la BCE e le altre banche centrali hanno operato una stretta e alzato i tassi di interesse per combattere l'inflazione, che significa sostanzialmente costi dei depositi sempre maggiori e svalutazione delle obbligazioni, e contemporaneamente i round di funding si sono fatti sempre meno frequenti e con valutazioni sempre più basse. Nel quarto trimestre del 2022 i nuovi fondi erano in calo del 65% sull'anno precedente e ai minimi dal 2013, mentre le startup hanno continuato con il cash burn, ovvero investimenti, stipendi altissimi e costosissimi regali ai founder, il che si è tradotto in un calo dei depositi bancari, soprattutto su SVB, la quale si è vista costretta, proprio per poter consentire i prelievi, a vendere una parte dei suoi titoli a lunga scadenza, che però, come abbiamo visto prima, avevano nel frattempo un prezzo più basso e quindi sono stati venduti in perdita, causando un bel buco di capitale. A questo punto le società di rating hanno segnalato il problema e la banca ha tentato un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo di dollari, ma la notizia è giunta all'orecchio dei venture capitalist, che hanno suggerito a tutti di ritirare i propri fondi dall'SVB, tenendo solo i 250 mila dollari coperti da assicurazione federale, e nel giro di poco sono stati prelevati 42 miliardi di dollari di depositi ed è finito tutto. Nessun aumento di capitale, panico generale e amministrazione straordinaria della Federal Deposit Insurance Corporation, che ha iniziato a cercare un acquirente per la banca ormai dichiarata fallita. E questa mattina ci sono stati gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. La filiale britannica Silicon Valley Bank UK è stata venduta a HSBC, che è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo. Un'altra banca americana è fallita, si tratta di Signature Bank, e si è venuto a sapere una notizia croccante riguardo il CEO di SVB, che il 27 febbraio ha venduto titoli per 3,6 miliardi di dollari, operazione che ovviamente adesso risulta quantomeno sospetta. Ah, e cosa importante, com'è possibile che tutto questo sia successo senza che scattasse qualche meccanismo di controllo? Beh, è possibile perché le lobby delle banche, compreso il CEO di SVB, avevano fatto pressione al governo Trump per rilassare i controlli delle autorità sulle banche regionali, e Donaldone firmò una legge nel 2018 che andava proprio in questa direzione e, tra le altre cose, ha ridotto l'ammontare di capitale cash che queste banche devono avere in bilancio per far fronte a eventuali shock. Cosa succederà adesso in termini finanziari? Forse non sarà una grande crisi bancaria, ma per il mercato IT e soprattutto la bolla delle startup tech ci sono parecchi grattacapi, perché non tutti sono certi di riuscire a recuperare i propri fondi per coprire le spese. Ad esempio Etsy, un marketplace online di piccole attività commerciali, ha dichiarato che per ora alcuni venditori non riceveranno i pagamenti dovuti. E per le startup è arrivato il momento Lehman Brothers, il cigno nero, qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere ed è accaduto. E con questo un bagno di realtà che potrebbe cambiare la
assetto di questo mercato, già provato dalle strette economiche dell'ultimo anno. Come avete visto, si sono tradotti in migliaia di licenziamenti dalle più grandi corporation alle più piccole startup tech. E quelle non direttamente coinvolte dal crack di SVB potrebbero ora avere difficoltà a ottenere nuovi prestiti o rinnovare quelli esistenti e potrebbero subire un calo di fiducia da parte degli investitori. Quindi io consiglio di approfondire con i soliti link che vi lascio in descrizione e seguire la vicenda nei prossimi giorni. Se ci saranno dettagli croccanti, magari facciamo un altro approfondimento questo venerdì, perché nei prossimi 3 giorni io sono impegnato in altre faccende, quindi non potrò fare questo bel podcastissimo. Se avete voglia, seguitemi comunque su LinkedIn o su Twitter, che qualcosa magari butto su. Ed era proprio tutto per questa puntata di approfondimento finanziario. Volevo un po' riassumere e chiarire la vicenda anche per me stesso. Spero di averlo fatto bene. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo alla prossima.